Salve a tutti gli affezionati al canale Earth Live 2.0. Una delle teorie cospirative più controverse è legata al progetto Blue Beam. Per coloro che non hanno familiarità con questa teoria, è una cospirazione proposta dal giornalista canadese Serge Monast nel 1994, che ha sostenuto che il nuovo ordine mondiale utilizzerà la tecnologia oleografica avanzata per creare una falsa invasione aliena, creando un risveglio dei religiosi in tutto il mondo al fine di controllare le masse e l'accettazione in un unico governo mondiale e di una sola religione. Ma prima di analizzare il caso, lanciamo la sigla. Il progetto Blue Beam è progettato per segnare l'inizio di un nuovo ordine mondiale, che consiste in un governo mondiale unico, un singolo esercito, una singola religione mondiale, una società senza denaro e la popolazione controllata da microchip, collegata a un computer centrale, ciò che è noto come globalizzazione. Siamo tutto uno. L'elite mondiale non sarebbe soggetta a questo sistema di controllo, ma piuttosto sarebbero gli esecutori. Per raggiungere il suo obiettivo, e come con altri enormi progetti di controllo per indurre la paura della popolazione, deve essere creato un evento per terrorizzare la popolazione ai media. Stiamo parlando dell'utilizzo della nota formula soluzione-reazione-soluzione. È a questo punto che alcuni cospirazionisti credono che la falsa invasione aliena verrà eseguita, terrorizzando la popolazione e quindi offrendo la risposta, un governo mondiale con il proprio esercito. Nel caso del Blue Beam Project esiste più di una teoria che spiegherebbe come inizierà. Uno di questi è mettere in scena una falsa invasione aliena in tutto il mondo, con enormi UFO che compaiono nei nostri cieli. Ciò sarebbe guidata da un'avanzata tecnologia segreta attraverso immagini olografiche militari. Quando i media annunciano nelle notizie che il pianeta viene attaccato da esseri estraterrestri, ostili, la soluzione sarà quella di dichiarare la legge marziale e l'introduzione di un governo mondiale e di un singolo esercito per combattere la minaccia extraterrestre. Anche se la realtà è che questa idea è stata espressa dal defunto presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, quando ha parlato di una causa necessaria che avrebbe unito tutti, una minaccia spaziale. Questo fatto è stato considerato dai cospirazionisti come una chiara prova che il presidente Reagan era a conoscenza del progetto Blue Beam. Serge Monast era un giornalista di ricerca, poeta, saggista e teorico della cospirazione canadese. Principalmente era noto per il Blue Beam Project e altre teorie cospirative associate. Ha anche condotto ricerche sulla massoneria e sul nuovo ordine mondiale, essendo molto popolare tra i teorici della cospirazione. Monast e un altro giornalista, entrambi investigatori del Blue Beam Project, sono morti di presunti attacchi di cuore a poche settimane l'uno dall'altro, sebbene nessuno dei due avesse avuto alcuna storia di malattie cardiache. Le convinzioni di Monast raggiunsero il seno delle comunità di ufologi, influenzando il rispettato ufologo Richard Dolan, che scrisse un saggio intitolato Blue Beam Project Countdown, sottolineando le affermazioni fatte nel saggio originale di Monast. In primo luogo, una serie di terremoti creati artificialmente in determinate posizioni precise sul pianeta, che rivelerà prove archeologiche che verranno utilizzate per screditare tutte le dottrine religiose fondamentali. In secondo luogo, il pianeta sarà sottoposto a un gigantesco spettacolo spaziale. Ciò comporterà oleogrammi e suoni ottici tridimensionali, proiezioni laser di più immagini oleografiche in diverse parti del mondo, ognuna delle quali riceve un'immagine diversa in base al predominio della fede religiosa nazionale. Questa voce sarà il nuovo Dio che parlerà in tutte le lingue. Questi eventi in scena mostreranno il nuovo Cristo, Messia, e ci sarà un secondo falso arrivo. Terzo, sarà l'effetto elettronico telepatico. È una comunicazione telepatica bidirezionale aumentata elettronicamente, in cui le onde raggiungeranno ogni persona nella propria mente. Queste comunicazioni saranno una falsa comunicazione di Dio. In quarto luogo, secondo Monast, sarà la manifestazione soprannaturale universale con mezzi elettronici. Ha detto che sarà in tre orientamenti specifici che simulano un'invasione extraterrestre che
farà attaccare le nazioni con le loro armi nucleari. Un'altra parte del progetto Blue Beam è quella di utilizzare la tecnologia oleografica per creare ambienti religiosi profetizzati. Secondo gli esperti, segni biblici saranno creati artificialmente. Oltre alle divinità religiose di Gesù, Maometto, Krishna e Buddha, che le persone saranno in grado di percepire come reali, le immagini e i suoni che sembreranno emanare dalle stesse profondità dello spazio faranno stupire i seguaci più amari di vari credi, testimoniando che loro stesso Messia è tornato per proteggerli. Successivamente le proiezioni di Gesù, Maometto, Buddha eccetera si fonderanno in una dopo aver rivelato i grandi misteri universali. Secondo gli esperti, questo Dio sarà lo stesso Anticristo, che spiegherà che le varie scritture sono state fraintese e male interpretate e che le religioni sono responsabili di aver avviato una guerra fratello contro fratello e quindi nazioni contro nazioni. Le antiche religioni devono essere abolite per lasciare il posto alla nuova era di una religione mondiale che rappresenterà il nuovo Dio, l'Anticristo. Molti teorici della cospirazione affermano che il Blue Beam Project fu testato dallo stesso Orson Welles alla fine degli anni 30. La guerra dei mondi fu la cornice perfetta per provare con la popolazione. Molti ufologi sono anche consapevoli del pericolo del progetto Blue Beam, che afferma che l'attuale copertura mediatica della questione UFO è semplicemente un'altra preparazione per questo famigerato progetto. Nel frattempo, il dottor Steven Green e i membri della Revelation Project o The Disclosure Project hanno presentato la divulgazione di informazioni sugli esseri extraterrestri e sulle loro navi, come il recente umanoide Atacama, oltre a voler far credere che gli alieni non siano benevoli e vogliono davvero aiutarci. Secondo gli esperti, un altro test è stata la strana luce a spirale sulla Norvegia del 9 dicembre del 2009, che ha creato un buco nero visivo prima di scomparire. Un raggio blu è stato visto attraverso la spirale, testimoniato da milioni di persone. Questo fenomeno era una notizia internazionale, ma i media affermarono rapidamente che si trattava di un razzo russo incontrollato. Curiosamente, i russi non hanno mai ammesso che fosse uno dei loro missili. In effetti, sembrava che fosse un'immagine grafica generata digitalmente o di natura oleografica. Per molte persone, le rivelazioni negli ultimi anni sono sinonimo di una sorta di evento imminente. Stiamo assistendo al modo in cui il mondo sembra destinato all'apocalisse o a qualsiasi altro fenomeno distruttivo. Beh, una teoria cospirativa abbastanza intrigante, non credi? Grazie per l'attenzione e noi ci risentiamo alla prossima.